Nessuna ferma certezza sulla situazione economica che interessa le lavoratrici del piano di zona S10, ma dopo le manifestazioni di protesta delle ultime settimane e dopo il blitz compiuto a Napoli in regione Campania dal vice sindaco di Sala Consilina Luigi Giordano su sollecitazione dei sindacati, pare che qualcosa si stia sbloccando. Sarebbero stati infatti finalmente firmati i mandati relativi a 3 decreti di liquidazione per un totale di 551.000 euro che dovrebbero dunque arrivare dalle casse della Regione al Comune di Sala Consilina per pagare una consistente quota degli stipendi arretrati delle lavoratrici delle cooperative del piano di zona sociale. Le procedure di trasferimento per i salari dovrebbero essere attivate lunedì. Ma per una concreta risposta al problema delle spettanze bisogna ancora attendere, ha riferito Lorenzo Conte della UIL. La regione ha fatto le sue promesse, dice il sindacalista, e questa è la strada giusta per intraprendere delle soluzioni, ma non quella definitiva, per una faccenda che appare molto più complicata, dato che i 551.000 euro di stipendi arretrati sono solo una piccolissima parte dei 3 milioni di euro che dovrebbero essere elargiti dalla regione e del milione di euro che invece dovrebbe essere erogato dai comuni.